Amici, gente che non molla mai, vi voglio leggere due righe che ho trovato su un canale Telegram. Pronti? Anche se fossi polinoculato e con vaccinazione completa, ammirerei puro sangue per essere stati capaci di resistere alla più grande pressione mai vista, anche da parte di partner, genitori, figli, amici, colleghi e medici. Le persone che sono state capaci di tale personalità, coraggio e capacità critica sono senza dubbio il meglio dell'umanità. Sono ovunque, di tutte le età, livello educativo, condizioni e idee. Sono di una pasta speciale, sono i soldati che ogni esercito di luce vorrebbe nelle sue file. Sono i genitori che ogni bambino vorrebbe e i figli sognati da qualsiasi genitore. Sono esseri al di sopra della media, delle loro società. Sono l'essenza degli umani che hanno costruito tutte le culture e conquistato orizzonti. Sono lì accanto a te, sembrano normali, ma sono dei supereroi. Hanno fatto quello che altri non hanno potuto. Sono stati l'albero che ha resistito all'uragano degli insulti, delle discriminazioni e dell'emarginazione sociale. E lo hanno fatto pensando di essere soli, credendo di essere gli unici, banditi dai tavoli delle loro famiglie a Natale. Non si è mai visto niente di così crudele. Hanno perso il lavoro, hanno lasciato che le loro carriere affondassero, sono rimasti senza soldi, ma non gli importava. Hanno sopportato discriminazioni, segnalazioni, tradimenti e umiliazioni incommensurabili, ma hanno continuato. Mai prima d'ora nell'umanità c'è stato un casting simile. Ora sappiamo chi sono i migliori sul pianeta Terra: donne, uomini, vecchi, giovani, ricchi, poveri di ogni razza o religione, il puro sangue, gli eletti dell'arte invisibile, gli unici che hanno saputo resistere quando tutto è affondato. Questi siete voi. Avete superato una prova inconcepibile a cui molti, tra i più duri Marines, comando, berretti verdi, astronauti e geni non hanno saputo resistere. Siete fatti della stoffa dei più grandi che siano mai esistiti, quegli eroi che nascono tra le persone normali e che brillano nell'oscurità. Questo è un messaggio per i non vaccinati. Buona vita!